detta Er den Zanna Familie Bilen. No, non sono ubriaco. Più o meno in svedese vuol dire che questa è la vera auto da famiglia. Parliamo di Volvo e nello stesso punto esatto in cui tanti anni fa mi fu consegnata una Volvo 850 T5R, per cui una familiare a tutti gli effetti, ma che aveva quel pepe, quel sale, quella emozione che fece impazzire un'intera generazione. Bene, a distanza di tanti anni, Volvo si ripresenta sul mercato con una familiare che non è bella, è di più. E quando la gente tornerà a capire che le autovetture normali, secondo me, berline e le station wagon, sono più belle degli sport utility, beh, forse sarà troppo tardi. Questa è meravigliosa, è una versione speciale, una R con trazione integrale, si chiama V90, io la ritengo una delle vetture più belle in circolazione, per fortuna è ritornata proprio qui da Svezia Car. La nuova V90 si colloca chiaramente a un livello superiore nella classe delle station wagon di lusso per quanto riguarda estetica, materiali e finiture, pur rispettando pienamente la vocazione di funzionalità che è tipica di qualunque vera vettura familiare. Vorrei sforzarmi di non dire banalità, perché cominciare a dire ah, è silenziosa, ah, che tenuta di strada, ah, com'è equilibrata, ah, che bello sterzo. Basta, sono assolutamente stufo. Voglio trasportarvi insieme a me qui con il teletrasporto del capitano Kirk dell'Enterprise per farvi vivere le emozioni di un abitacolo che secondo me questi svedesi di casa Volvo hanno veramente interpretato al massimo, veramente al massimo, perché c'è una pulizia di linee che è spaventosa, è elegante come un appartamento di via Brera rimesso a nuovo dal migliore degli architetti. Linee pulite, materiali straordinari, parla per tutti questo schermo al centro della console, al centro del tunnel molto ampio che divide i due posti, li separa in maniera molto netta e marcata. Questo schermo, per la prima volta, questo tipo di interpretazione dello schermo centrale della plancia, lo vedi sulla Tesla, un salone a Monte Carlo, e dissi che intelligenza però, che gusto, perché alla fine via tutti i tasti, via tutto quello che di superfluo c'è, pulizia di linee, grande visibilità, per cui tutto qua sotto controllo, bene, reinterpretato in maniera ancora più audace, pulita da Volvo, in questo caso, tutto radunato qui, guardate che bello questo tunnel centrale. La V90 condivide con il SUV XC90 scocche motorizzazioni. Queste ultime sono tutte 4 cilindri, 2000 di cilindrata, con cambio automatico a 8 rapporti o manuale a 6 marce. Le opzioni a benzina sono due, una con 254 cavalli, pensate che la 850 T5 ne faceva solo 226, o 320 cavalli nella versione più bombardata, la T6. I diesel hanno 150, 190 o 235 cavalli, quest'ultimo è quello della nostra prova. Attraverso questo selettore Drive Mode vado a scegliere il tipo di guida che voglio attuare, più dynamic, prestazioni elevate, comfort per l'utilizzo quotidiano e poi c'è anche una funzione eco per la guida efficiente. Attivare la navigazione o andare al comparto radio e media come il telefono e tutte le performance che il conducente sta ottenendo è semplicissimo, basta un tocco e si accede al menu in questione, per cui meglio di così credo che non sia possibile. Grazie a un sistema di aria compressa che fa ruotare la girante del turbocompressore, annullando il ritardo di risposta tipico dei motori sovralimentati, il 2000 da 235 cavalli è pronto e spinge in maniera decisa e corposa. Il dubbio che potesse risultare in qualche modo datato, sottodimensionato o altrimenti inadatto ad una massa così importante si è dissolto nel momento in cui abbiamo percorso i primi metri. Una Volvo non è una Volvo vera se non ha tanto spazio per i passeggeri, per cui bambini, tanti, come d'abitudine nelle famiglie scandinave. Bello, immaginatevi tre pargoletti qua dietro che si divertono, utilizzano i loro strumenti per giocare, guardare i video e via dicendo. E poi il baule. È vero che la Volvo, in questo caso questa V90, ha perso un pochino la connotazione della familiare Volvo, che ha sempre fatto familiari con un baule vero. Bene,
chiaramente si è piegata ai voleri e ai dettami dell'aerodinamica, perché è così che funziona, però senza perdere innanzitutto questo lunotto piegato inclinato così, secondo me è figo da impazzire, ma senza perdere la capacità di carico. Una vera Volvo deve avere la possibilità di caricare anche la casa volendo. Guardate che roba spettacolare, c'è un doppio vano qui, non so cosa ci sia sotto, però non so neanche come si apre, così basta fare così, Bob, un doppio vano, ed è un vano di carico veramente straordinario. Poi guardate quanto è bella dietro con questi gruppi ottici straordinari, il classico gruppo ottico Volvo più questo filetto che la rende bella e accattivante come la più bella delle sportive. Quei due terminali là sotto con lo stile della Air Design contribuiscono a renderla ancora più una vettura da sogno. Per farvi capire quanto Volvo tenga la sicurezza degli occupanti delle sue vetture, pensate che addirittura ogni ruota della Volvo V90 viene sottoposta a test accurati per valutare la resistenza al rotolamento e la durata, oltre che la sua risposta alla strada in diverse condizioni atmosferiche. L'esclusivo doppio terminale di scarico e il diffusore in tinta con inserto cromato sono stati disegnati esclusivamente per abbinarsi agli esterni della V90. Suggerendo la presenza di ben 4 tubi di scarico, i doppi terminali conferiscono al veicolo un carattere più deciso, accentuandone l'aspetto sportivo oltre che elegante. Altra zona di grandissimo impatto visivo ed estetico è quella della strumentazione davanti agli occhi del conducente. Tutto molto visibile, ma soprattutto tutto molto bello da vedere. Strumentazione fondo nero con questi inserimenti rossi, tutto digitale, la navigazione viene riportata anche davanti agli occhi del conducente, e poi c'è una funzione magica, il Pilot Assist, che viene attivato attraverso l'utilizzo del menu che c'è sulla parte sinistra del volante, sulla razza di sinistra. In questo momento vado a selezionare Pilot Assist. Cosa succede? Che la vettura praticamente fino a 130 chilometri all'ora aiuta il guidatore. Io adesso ci voglio provare, voglio provarci, perché mi ha detto Marco Carletti di svezzaccarmi, dice guarda, tu tieni una mano sul volante e lei praticamente frena. Adesso vedete che si è attivato, io spero, anzi faccio così perché sapete che noi le prove le facciamo male. Schiaccio questo tastino, si inserisce la guida, vedete che la vettura sta sterzando da sola, vedete? Io la aiuto, però vedete che la vettura agisce da sola sullo sterzo, sul freno e sull'acceleratore, una cosa incredibile. Grandissima tecnologia, in tutta sicurezza, garantisce Volvo. Ma diamo anche un'occhiata all'infotainment presente a bordo della Volvo V90. Il CarPlay prende dal vostro iPhone le funzioni e le app che vi sono familiari e le rende comodamente disponibili tramite il display centrale della vettura. Volendo, si può anche usare la funzione di controllo vocale Siri per gestire le email e gli SMS senza pertanto distogliere mai l'attenzione dalla strada. Tramite le applicazioni standard che possono essere riconosciute dal sistema operativo di Apple, si potrà scrivere messaggi, effettuare chiamate, ascoltare musica o navigare. Per utilizzare più applicazioni come Spotify o Podcast, sarà necessario che queste vengano scaricate prima sull'iPhone. Una menzione meritano i sedili, che hanno 1000 supporti e posizioni, tra cui questo supporto per la zona delle cosce che garantisce un'ottima tenuta, un'ottima stabilità, e questo contribuisce al fatto che ci si stanchi molto meno anche su lunghi tragitti. E poi questi poggiatesta che da sempre Volvo ha studiato e sviluppato per garantire una grandissima incolumità ai passeggeri. Un'occhiata anche al climatizzatore. In Svezia, beh, non fa caldissimo, è noto, però anche da noi non si scherza. Allora, guardate, precondizionamento con l'impostazione del timer, praticamente voi avrete sempre la vostra vettura calda. Scendete al mattino, sono stati meno 10 gradi di notte, con questo sistema avrete la vostra vettura pronta ad attendervi con il clima stabilito. E poi guardate, per le varie impostazioni, anche questo schermo è di grandissimo aiuto, basta toccare sulla temperatura e poi attraverso questo selettore digitale andare a scegliere la temperatura da impostare a bordo della vostra Volvo. Più o meno qui direbbe Ezio Greggio 21 gradi come Marrakech a primavera. Scheda tecnica e prestazioni, eccole qua: cilindrata 1969 centimetri cubi, 4 cilindri in linea, potenza 235 cavalli a 4000 giri minuto, coppia massima 480 Nm a 1750 giri minuto, distribuzione 4 valvole per cilindro, cambio automatico a 8 rapporti, trazione integrale, freni anteriori e posteriori a dischi autoventilanti. Le prestazioni, eccole qua: velocità massima 240 km all'ora, accelerazione 0-100 in 7 secondi e 2,
Consumo medio 20,4 km con un litro. Dimensioni? È un vero gigante, 4,94 m di lunghezza, passo 294 cm. Peso in ordine di marcia 1742 kg. Tornare a sognare, ad emozionarsi, a divertirsi con una vettura familiare è ora possibile. Grazie a questa Volvo fantastica che abbiamo provato, il mio consiglio, fate un salto dove? Da Svezia Car in via Kulishov a provare questa V90 e tutto il resto della gamma. Però questa mi ha preso il cuore. This is what I'm made of.